Ben ritrovati per questo momento di preghiera, semplice ma importante, che passo per passo ci guida verso la settimana della Passione e il tempo pasquale, la croce e la resurrezione del Signore. Intanto quindi facciamo questo segno di croce che è segno di salvezza per tutti noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di questa sera, l'inizio del Vangelo della Domenica che abbiamo appena trascorso. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. La breve riflessione. La malattia ci costringe a rimanere sdraiati, impedendoci di camminare. Anche il peccato ci impedisce di elevare il nostro spirito a Dio. Occorre che qualcuno si alzi al nostro posto e ci dia la forza di rimetterci in piedi. Qualcuno che sia più in alto di noi e ci attiri a sé. Gesù, più forte del peccato, elevato sul legno della croce, offre la sua vita per guarire le nostre infermità. Perché questo serpente innalzato nel deserto? L'episodio si riferisce al momento del cammino del popolo di Israele durante i 40 anni in cui, come è capitato più volte, si sono ribellati e il Signore ha mandato, dice il testo, dei serpenti che mordevano e naturalmente uccidevano chi veniva morso. E allora, come sempre, hanno invocato il Signore, Mosè è intervenuto e il Signore ha detto: fai un serpente di bronzo innalzato su un'asta, chiunque sarà morso dai serpenti, guardando quel segno, sarà salvato. Quindi Dio prende il segno della morte e lo trasforma in un segno che restituisce alla vita. È una profezia, del tutto particolare, certo, di quello che farà una volta per tutte il suo Figlio Gesù Cristo incarnandosi nella nostra carne mortale e attraverso il cammino della sua vita, il Vangelo, lo trasformerà in possibilità di vita per noi, assumendo sulla croce tutti i morsi mortali del peccato. Guardando lui noi troviamo sempre salvezza, resurrezione, redenzione. E Gesù lo dice così a Nicodemo: vedi come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto come segno di salvezza di fronte alla mortalità dei serpenti, così la profezia ormai è compiuta e bisogna che sia innalzato sulla croce il Figlio dell'uomo che ha assunto la nostra carne mortale, si è fatto uno di noi, ecco perché chiunque crede in lui, guarda lui, abbia la vita eterna. Ed è una possibilità data per tutti, a tutti coloro che sono morsi dal peccato, e tutti lo siamo, chi più, chi meno. Ancora il Signore dice nel Vangelo: quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Gesù è venuto per non respingere nessuno. Naturalmente chiunque crede in lui ha la vita eterna, chiunque aderisce a questo segno di salvezza. Tutto è gratis, ma tutto... questa grazia non è scontata, bisogna guadagnarsela con semplicità, guardando a lui, abbracciando lui, credendo a lui, seguendo lui. Chi l'ha fatto, chi lo fa e chi lo farà, sperimenterà davvero che lui è la guarigione di tutta la nostra umanità. E non c'è cosa più bella che essere continuamente rialzati da lui che è caduto per noi una volta per tutte proprio sulla croce. Preso tutti i morsi mortali, ci ha restituito alla vita. La preghiera. Signore, spesso siamo come Nicodemo, veniamo a cercarti di notte quando abbiamo paura e ci sentiamo smarriti. Rassicuraci con la tua tenerezza di padre e ricordaci che per ciascuno di noi c'è una promessa di eternità. E amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Chiudiamo con la consueta preghiera del Te Adoro, per ringraziare il Signore della sua protezione di oggi e di sempre. Te adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdono il male oggi commesso, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Davvero buona fine serata e buon riposo notturno a tutti. Alla prossima volta. Arrivederci. Thank you.